convegno internazionale sul Beato Gregorio X ad Arezzo. È tantissimi anni che non si fa un convegno internazionale in questa città, un momento importante per l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Arezzo. Sì, è un momento importante di cui ringraziamo l'Arcivescovo Riccardo Fontana, che ha voluto realizzare questo momento di alto spessore culturale, un invito alla riflessione, a riconoscere, ritrovare, riscoprire le nostre radici per progettare il nostro futuro e capire il nostro presente. Quando Arezzo fu grande, lo raccontiamo a tutti, ma soprattutto ce lo racconta il Papa a noi, che sapendo di questo convegno ha voluto mandare un messaggio, un suo messaggio, per sottolineare proprio alla vigilia del suo viaggio a Gerusalemme l'importanza del primo Papa, che disse che Gerusalemme è la città santa di tutti, degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani, tutti insieme. Tutto il suo papato, che dura poi abbastanza poco, è funzionale alla realizzazione della liberazione della Terra Santa. Quindi il Concilio si giustifica come momento in cui la Chiesa Cattolica Romana si riunisce, proclama una pace di 6 anni affinché tutti vadano d'accordo in Occidente per riuscire a riconquistare i luoghi santi. È stato pontefice dal 1271 al 1276, però ha gettato le basi per importanti riforme. Anzitutto, la più importante forse è quella di stabilire il più possibile il pontefice a Roma, mentre fino ad allora il pontefice girava, si trovava in tante altre città. Non è che non viaggi ugualmente, però la sua residenza fissa è Roma.